Allora, la vita degli altri, il senso delle loro illusioni e dei mille inganni, il teatrino bislacco dell'esistenza, la parvenza di felicità forzata e al contempo la pesantezza di essere qualcuno o qualcosa, di rappresentare se stessi o un surrogato di qualcun altro, i falsi ideali, le convinzioni, l'amare illusione di contare, di salvarsi o peggio di salvare qualcuno. Emerge con spietata lentezza il mio macabro aspetto o la mia sostanza, come un mantello nero che confonde, nebbia, sovverte creativamente, senza apparente senso o moralità. Ma se anche il male avesse un senso etico, o forse è solo banalità? Nel vostro quotidiano adoperarvi, la mia presenza è costante, irrefrenabile e implacabile, come una furia che si alimenta e prende consistenza tra vendetta, pazzia, grandiosità e distruttiva, con un aspetto feroce e fatale, al contempo ammaliatore, ripugnante, irrequieto e irrefrenabile. Mi aggiro così, quasi indisturbato, tra le vostre pittoresche e risonanti maschere. Le conosco bene. Camuffano, rivelano, proiettano, nascondono, mentono, catturano, liberano, ingannano, dissociano, incarnano, trasformano e giocano quasi inconsapevolmente nella cerante alternanza del giorno e della notte. Il vostro spirito è mutevole, variegato e sensato o non sensato che sia, è comunque anche ingannevole, fugace ed etereo. Eppure rimango ottimista, ci penso, tento, ritento, provo, a volte vorrei peggiorarvi, ma forse per ora mi basta sapere che esisto ed esisterò sempre. Questo è un esempio di questa vocina che di tanto in tanto vi vedo sconvolti, non sufficientemente bene. Le cose devono meravigliare, la meraviglia è la radice della conoscenza. Questa è una voce, diciamo, che è apparentemente fuori dal coro, ma che si alterna alle varie storie. Storie molto interessanti, perché, forse questo lo posso dire, sono delle storie vere, di persone vere, opportunamente camuffate, ovviamente, per motivi di riservatezza e di privacy, ma i problemi che manifestano sono reali, le preoccupazioni che manifestano sono reali.